serve trasparenza, serve controllo costante e quindi la collaborazione fra Regione e Stato si fonda anche su queste esigenze. Noi abbiamo fatto e continueremo a fare tutto il nostro dovere fra mille difficoltà, fra tanti problemi, con disservizi e ritardi come avviene in ogni parte d'Italia, ma il sistema è sotto controllo e non lo abbiamo mai perso di vista neppure per un giorno. I dati mutano con estrema facilità. Gli scienziati sostengono che ci possa essere un ritorno virulento del virus nel mese di gennaio, dopo il calo di tensione che inevitabilmente nelle famiglie si registrerà durante il periodo natalizio. Quindi è chiaro che bisogna sempre tenere alta la tensione ed essere pronti a non farsi cogliere impreparati. Noi abbiamo sufficienti posti letto in Sicilia per ricoverati Covid e per terapia intensiva per poter affrontare ogni evenienza. E l'apertura e la chiusura delle scuole risponde al dato epidemiologico. Non è possibile stabilire una regola fissa per tutto il territorio nazionale. Noi, come avete notato, abbiamo evitato di chiudere le scuole medie inferiori, le scuole elementari, le materne, anche per i disagi di carattere sociale che la chiusura potrebbe determinare. E però anche qui dipende da come si evolverà la crisi epidemica. Se dovesse essere necessario, se il Comitato Tecnico Scientifico dovesse suggerirci la necessità di chiudere, lo faremo, ma io ho sempre detto che la scuola è l'ultimo spazio che vorrei chiudere.